Ciao a tutti amici di extremeorder.com, sono Ivan e vediamo adesso la retroilluminazione LED del Myonix Now 7000. Abbiamo, come abbiamo detto nel corso dell'unboxing, due zone indipendenti, 16,8 milioni di colori sia per lo scroll che per il logo sul dorso. In questo momento sono entrambe illuminate dello stesso colore, possiamo andare a variare in modo indipendente il colore dei LED. Vediamolo subito, eccolo qui. Ad esempio abbiamo messo rosso per lo scroll e blu per il logo. Ci sono quattro giochi di luci, quella fissa, solida, diciamo, come chiama il driver, che è questa qua già impostata, la modalità blinking, che è un blink veloce dei LED, eccolo qui, una modalità pulsante, eccola qui, che ha una specie di ritmo, e poi una modalità di pulsazione lenta molto più tradizionale che abbiamo spesso visto in altre periferiche da gaming, con una diminuzione graduale della intensità dei LED. Ecco qui. Infine c'è, oltre alla possibilità di scegliere un colore qualunque, definibile anche tramite valori RGB. Per quanto riguarda i colori, possiamo impostare il color shift, che è sostanzialmente la variazione del colore dei LED graduale attraverso i vari colori, appunto, della palette prestabilita. Non ci sono altre impostazioni, questa è l'unica selezionabile. Ovviamente qualunque gioco di colori, di impostazioni, mi dicendo, è applicabile per ogni profilo, quindi cambiando il profilo si potrà impostare un colore diverso per i LED e via dicendo. Per quanto riguarda il Myonix Now 7000 abbiamo detto tutto quanto. Continuate a seguirci nelle prossime recensioni sotto a parte dello staff di extremeorder.com.